Amici di Falloppio, bentornati alla nostra direttona quotidiana. Vi siamo mancati durante il weekend? Dite di sì, assolutamente sì. Io sono caduto davanti, candidato a consigliere comunale con il nostro futuro sindaco, professor Antonio Endrizzi. Prima di iniziare, volevo solamente approfittare per ringraziare tutti coloro che sono venuti sabato a vederci, ad ascoltarci in piazza Camnago, dove abbiamo esposto il nostro programma elettorale. Vi ricordo giovedì sera a Falloppio, in località Gaggino, in auditorium alle ore Ore 21 e 21. attenzione, posti limitati per ovvi Esatto. motivi legati alla normativa Covid, quindi attenzione. Poi daremo ulteriori precisazioni, ulteriori informazioni. Informazioni al riguardo. Allora, dunque, il nostro cameraman Elio, grazie mille che ci Grazie, dai una Elio. mano, e possiamo vedere questo grande parco, questa distesa di verdi davanti a una siepe. Esattamente dove siamo? Di cosa parliamo oggi? Esatto, siamo in una location un po' insolita rispetto a quelle che abbiamo visitato nei giorni, nelle settimane scorse. Siamo nella zona dei capannoni, definiamola così, quella sulla Lomazzo Bizzarone, dove ci sono appunto tutti i negozi, attività, vari capannoni di varie attività lungo la strada provinciale. Perché siamo qua? Perché lo spazio verde che vedete alle mie spalle, in teoria sarebbe lo spazio che è stato ipotizzato per andare a realizzare la famosa piattaforma ecologica intercomunale. Quindi qui c'è la zona industriale, più avanti lungo la Lomazzo Bizzarone verso Uggiate Trevano c'è la sede del consorzio agrario, in mezzo c'è questa fascia boscata che in teoria sarebbe stata individuata dai comuni di terra di frontiera per realizzare la nuova piattaforma ecologica intercomunale, quindi una piattaforma ecologica che va ad assorbire l'utenza dei quattro comuni dell'Unione, più si parlava, si diceva, anche altri comuni, ulteriori comuni che si sarebbero associati. Ora, noi partiamo da un presupposto. A Falloppio non abbiamo più una piattaforma ecologica. Fine 2018, inizio 2019, quella che tutti conoscevamo a ridosso del cimitero di Gaggino, in via Rimembranze, è stata chiusa per problematiche legate al rispetto di normativa, eccetera, e anche perché, chiaramente, essendo un'area privata, il privato proprietario non era più intenzionato a rinnovare la convenzione con il comune. Il dato di fatto è che da allora, quindi sostanzialmente da 2 anni e mezzo, siamo privi di una piattaforma ecologica comunale a Falloppio. Il comune di Falloppio ha scelto di tamponare la situazione stipulando una convenzione con il comune di Uggiate, dicendo gli utenti di Falloppio vanno alla piattaforma di Uggiate a conferire i rifiuti. Quindi c'è una convenzione che autorizza i cittadini falloppiesi a recarsi a Uggiate per chiaramente conferire i propri rifiuti. Il comune di Falloppio paga una quota annuale per il disturbo, diciamo così, al comune di Uggiate, però per un servizio che francamente un comune di quasi 5.000 abitanti io credo dovrebbe avere sul suo territorio. Cioè, io credo che non sia corretto che un comune delle nostre dimensioni debba usufruire della piattaforma di un comune limitrofo perché non ha una piattaforma sua. Quindi il nostro obiettivo è quello di trovare un sistema per realizzare una nuova piattaforma ecologica comunale a disposizione dei cittadini falloppiesi sul territorio di Falloppio. Qui chiaramente abbiamo una situazione particolare perché tutta quest'area, parte di quest'area che voi vedete e che sarebbe stata individuata come, diciamo, la sede della nuova piattaforma intercomunale, erano aree private che i quattro comuni dell'Unione hanno acquistato. Quindi i quattro comuni dell'Unione, ciascuno pro quota, in base al numero degli abitanti, ha versato una quota per acquistare queste aree dai privati proprietari. Quindi sono state acquistate delle aree, però a oggi, come vedete, non è ancora stato fatto assolutamente nulla. Si sente parlare di questa piattaforma intercomunale ormai da anni, io credo sono quasi 10 anni che ne sento parlare, ma a quanto pare ci sono dei problemi che impediscono che questa opera venga realizzata. Intanto però le aree sono state acquistate, quindi il comune ha speso dei soldi. Tutto questo, secondo me, secondo noi, non funziona. Quindi bisogna resettare e bisogna finalmente dotare il nostro comune
di una nuova piattaforma ecologica, andando a individuare chiaramente un'area su cui realizzare questa opera. Qui chiaramente un pezzo di questi terreni sono ormai nostri, perché la nostra quota l'abbiamo acquistata, quindi si può valutare questo, si può valutare anche una location diversa. Qualcosa va fatto, perché non è possibile che il nostro comune rimanga senza piattaforma ecologica e debba andare a fare la coda insieme ai cittadini di Uggiate per depositare i rifiuti in quel di Uggiate. Chiaramente connesso a questo poi c'è tutto il discorso della, del servizio porta a porta, che va a sua volta sicuramente potenziato. Ci sono alcune frazioni che potrebbero essere aggiunte nel nuovo capitolato, verde, ingombranti, eccetera. Ciò non toglie che una piattaforma ecologica ci vuole. Noi ci prendiamo l'impegno di provare a realizzarla. Ecco, prof, è arrivata una domanda, non da internet, ma personale. Mi chiedono se è possibile sapere quant'è il costo del disturbo di andare a Uggiate per il comune. Giusta domanda. Noi paghiamo 8.000 euro all'anno. 8.000 euro all'anno che diamo al comune di Uggiate per appunto il disturbo. Più chiaramente quello che paghiamo per la gestione e lo smaltimento, perché la convenzione che passò in consiglio comunale nel 2019 e io come consigliere di minoranza votai contro, è una convenzione che sicuramente non è favorevole, non è favorevole al nostro comune, sicuramente ci penalizza. Io la trovai quando passò in consiglio comunale e continuo a trovarla oggi dopo 2 anni e mezzo assolutamente penalizzante per il nostro comune. Bene, non mi sembra che di aver visto altre domande, c'è qualche spettatore che chiede, non chiedono nulla. Quindi allora per ancora qualche tempo dovremo stare in coda per aspettare di entrare. A speriamo di risolvere rapidamente la situazione. Va bene, grazie ascoltatori, amici, vi aspettiamo allora giovedì sera. E anche domani per la prossima diretta. La prossima diretta. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.